Eccoci partiti per la nostra avventura. Il primo giorno abbiamo raggiunto il rifugio Sella. In questa prima camminata abbiamo incominciato un po' a conoscerci, a chiacchierare un po' fra di noi. Dopo cena, una guida che era con noi, Abele Blanche, ha portato fino a vedere un laghetto. Questo laghetto rifletteva tutte le montagne che c'erano attorno. Il giorno dopo ci siamo svegliati verso le 4 e alle 5, 5 qualcosa siamo partiti per andare sulla Punta Rossa della Gribola. Punta davvero bella, panorama spettacolare, un bel fresco in cima. Dopo un po' ci siamo legati in cordate perché iniziava a essere un po' esposto in cresta e veramente all'inizio poteva anche far paura perché di lato c'era il vuoto, mentre invece sulla destra avevamo la Gribola che ci guardava. È stata una salita, possiamo dire, impegnativa per me, però è stata molto molto bella. Ho detto impegnativa perché all'inizio ho patito un pochino la quota, ma è stata una cosa molto passeggera. Ed eccoci qua con la prima foto di vetta, eravamo tutti molto felici e affamati. Siamo scesi verso il bivacco Gratton, dove ci siamo fermati un momento, ci siamo cambiati, abbiamo tolto i ramponi, ci siamo scordati. E senza perdere tempo siamo subito catapultati in Val di Reme con la seconda vetta del nostro magnifico tour, ovvero la Becca Traversière. Per effettuare questa punta siamo partiti leggermente più tardi rispetto alla mattina precedente, in quanto la gita era più corta. Dal rifugio Benevolo siamo partiti per andare fino al primo colle, il colle Goletta, e da lì camminando siamo arrivati fino al lago Goletta, da dove si può vedere la Gran Taparei. È stata una gita che è durata 6 ore, ma sono state 6 ore veramente toste perché io ero l'ultimo del gruppo e facevo un sacco di riprese. Dato che facendo riprese mi dovevo fermare e i miei quadricipiti dopo un po' hanno iniziato a cedere, e quindi sono arrivato su in cima che ero veramente veramente stremato. Però comunque ero super soddisfatto perché nonostante le mie condizioni delle gambe ho resistito, ho continuato e sono arrivato su in cima. È stata veramente veramente una bella gita. E ora la seconda foto di vetta, eravamo tutti molto felici e affaticati. Per scendere ci siamo legati in cordata perché era una cresta molto esposta. Siamo poi scesi verso il ghiacciaio Goletta che abbiamo attraversato. Era davvero molto calda la giornata, però guardate che magnifica vista sulla Gran Taparei. Dopo 2 giorni di pausa finalmente ripartiamo e andiamo al rifugio Chabot. Ero tra i primi, stranamente, e sono andato su con Camandona, una guida eccezionale, veramente brava. Ed ora finalmente, con la terza ed ultima salita della nostra avventura, la salita più attesa, la salita più emozionante, verso il Gran Paradiso. E così col frontalino in testa siamo partiti. Dopo poco ci siamo messi i ramponi e ci siamo legati in cordata per procedere verso il nostro 4000. Abbiamo incontrato un'alba veramente unica. Siamo arrivati poi in vetta veramente veramente presto. Cioè non mi aspettavo così presto, perché siamo arrivati su in punta alle 7:39 di mattina. C'era pochissima gente su e c'era un panorama veramente mozzafiato. Ed ora la discesa verso casa, con sorrisi a 55 milioni di denti. Contenti di aver avuto l'opportunità di vivere un'esperienza simile.